Andrea, 9 partite in 27 giorni, 9 finali in 27 giorni, con tutta la pressione che c'è nel nostro calcio, e siete ancora vivi. Questo vi dà forza? Sì, era importantissimo andare in finale, nonostante sia stata una bruttissima serata, perché non abbiamo giocato bene e loro forse meritavano loro di andare in finale, però il calcio è anche fatto di queste cose e siamo contenti. Ecco, per quanto riguarda la partita, qual è stato il momento più delicato? Dopo il primo gol oppure dopo il secondo, che è arrivato in un momento in cui sembravamo aver preso un minimo di controllo della gara? Sì, in effetti avevamo preso un po' le misure nel secondo tempo, non pensavamo di prendere gol, poi è successo e poi d'altronde ti subentra un po' di paura, magari anche per la partita dell'anno scorso, e per fortuna siamo riusciti a trovare questo gol in extremis e c'è la qualificazione. Rischia di avervi anche condizionato magari ieri l'eliminazione della favorita Chelsea, come l'anno scorso l'uscita di Arsenal e Real Madrid la sera prima del Deportivo, tutta una serie di cose alle quali in campo comunque vi siete ribellati questa volta? No, beh, sapevamo che non dovevamo ripetere una vecchia serata, quindi la concentrazione era massima, però sono stati bravi loro a metterci in difficoltà. Grazie Andrea.